Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Parola del Signore. Perdonare non è una cosa facile per l'uomo, specialmente quando tu devi arrivare a perdonare amando. Ma arrivare ad amare il nemico, questo è un fatto divino, è davvero una nuova creazione che soltanto Dio può fare. Se Dio ti regala questo, tu realmente sei una creatura nuova, perché è tutto qui il cristianesimo. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, pregate per coloro che vi perseguitano, e questo lo può fare soltanto Dio. E se tu riesci finalmente con la tua disponibilità a fare operare Dio in te stesso, Dio ti regalerà questo dono stupendo. Tu sarai come Dio, capace di perdonare il nemico amandolo. Signore, questo te lo voglio pregare affinché tu abbia, per le persone che mi hanno fatto del male, la stessa misericordia che tu hai avuto per me, affinché loro possano avvicinarsi a te e tu sai come fare. Per questo stasera ti voglio pregare. Ascolta. Ecco, abbiamo visto una celebrazione penitenziale, vorremmo chiedere a Padre Nossan, benedettino che insegna liturgia a Sant'Anselmo, qui a Roma, che ci dicesse qualcosa di questa liturgia, in cui c'è anche la confessione, avete visto, ci sono preghiere, ci sono diverse cose. Ma questa celebrazione mi ha colpito, perché il parroco che ha parlato prima ha messo in rilievo un fatto che noi abbiamo anche avuto l'occasione di mettere in rilievo. Abbiamo parlato della creazione nuova, eccetera. Ma precisamente il sacramento della penitenza è intimamente legato con il battesimo. E i vecchi testi liturgici mettono sempre in parallelo le due cose. Questa nuova creazione che abbiamo sentito in questa donna del Cambogia viene dalla fede che questa donna ha nel dono dello Spirito che l'ha trasformata nel suo battesimo, è diventata Cristo. Penso che non dobbiamo soltanto vedere il punto di vista moralistico, ma il punto di vista ontologico. Un cristiano è diventato Cristo. In questo modo deve essere come il suo maestro. E penso che questo è un punto che mi ha colpito nel discorso del sacerdote. Secondo, ho amato molto la comunità, precisamente perché è stato detto da Monsignore Tonco, il peccato tocca tutta la comunità ecclesiale, anche il peccato più segreto. E anche qui abbiamo vecchi testi che dicono: Signore, non lascia la tua Chiesa ferita in parte qualsiasi del suo corpo, ma guarisca tutto il tuo corpo. Ciascuno in questo peccatore. E questo mi ha colpito, tutta questa comunità presente nella confessione segreta, perché penso che la Chiesa ha mai gradito la confessione pubblica. Certo. San Leone ai vescovi di Campania
dice non ammetterò l'accusa pubblica perché non è edificante. Però, e difatti non è pubblica, la confessione è privata. Giustamente, però si fa davanti tutti. E allora abbiamo, a mio parere, il sacerdozio completo della Chiesa che si verifica, cioè il sacerdozio del ministro ordinato. Però abbiamo anche tutta la comunità che prende parte alla remissione dei peccati. Mi sembra che qui è una realizzazione in cui vediamo l'esercizio totale del sacerdozio della Chiesa, pur non confondendo che non è la comunità che rimette sacramentalmente il peccato, ma il sacerdote, gli sterziali. Però tutto mi sembra completo, direi. Grazie Padre Nonsan, ascoltiamo il canto che i nostri cantori, che il gruppo parrocchiale che voi avete già conosciuto nelle trasmissioni precedenti, anche questa volta ci danno, che in qualche modo suggella tutto il discorso che abbiamo ascoltato fino ad ora. Avete udito che vi fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non resistete al male, non resistete al male. Al male, non resistete al male, non resistete al male, non resistete al male, non resistete al male. Lasciagli anche il mantello, e se qualcuno ti obbligasse a fare un miglio, fanne con lui due, e se qualcuno ti toglie ciò che è tuo, non lo reclamare. Al male, non resistete al male, non resistete al male, non resistete al male. Avete udito che vi fu detto? Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per i vostri persecutori, benedite quelli che vi calunniano, e sarete figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Non resistete al male, non resistete al male, non resistete.
parole di questo canto sono tratte letteralmente dal Vangelo. Certamente, poveri noi, se dovessimo intenderle come una legge da applicare con le nostre forze, mentre è il disegno di Dio, mentre è l'opera che Dio vuol fare in noi. Però il essere di fronte a questa parola ci fa capire che forse non poterla vivere provoca in noi qualcosa che ci fa soffrire. È vero, padre Manuel? Certamente, se non la compiamo, allora ci rinchiudiamo in noi stessi, ci lasciamo fermare dal muro dell'odio e siamo separati dagli altri, isolati in noi stessi e separati anche da Dio, perché non corrispondiamo al desiderio di Dio. Rifiutiamo dunque di essere in questa grande corrente dell'amore misericordioso che parte da Dio e che vuole attraverso di noi andare a tutti. E questa è una grande sciagura per la nostra vita spirituale. E anche noi ne soffriamo concretamente. Ce ne soffriamo anche umanamente, perché non possiamo sviluppare pienamente la nostra capacità di amore. Grazie, padre Vanois. Ora, noi tante volte pensiamo che i nemici sono lontani, mentre i nemici spesso sono vicini, sono in casa nostra, sono nel nostro lavoro, sono quelli che ci stanno appresso, ci stanno accanto e ci infliggono delle piccole o grandi sofferenze. Questo si verifica non solo nelle famiglie, ma si verifica anche nelle comunità religiose, non di rado. Ascoltiamo l'esperienza raccolta in Colombia. Il Consiglio ha influenzato vostra vita? Il Consiglio ha cambiato la vostra vita? Sì, da cambiare. Prima, quando suonava la campana, io andavo a pregare, ma non perché sentivo il bisogno di pregare. Oggi sento una necessità tremenda della preghiera per il tipo di vita che facciamo. Prima eravamo più chiuse in noi stesse, ora invece che siamo più aperte agli altri, sento di più il bisogno di mettermi davanti al Signore, altrimenti mi svuoto subito. Prima non avevamo relazioni fra di noi, anche perché le comunità erano più grosse e si rischiava di disperdersi. Ognuno faceva la sua vita, interiormente angosciata, praticamente morte. Ora non è così, è diverso. Ad esempio, noi in questa casa viviamo in 4 o 5. Se io mi arrabbio con Maria Carmen o con Bianca o con Begonia, è impossibile vivere se non cerchiamo di nuovo la comunione. Mi costa molto, però vedendo che il Signore mi perdona, io scopro l'amore, e l'amore si manifesta perdonando il nemico. In quel momento, il mio nemico è quella sorella con cui non vado d'accordo, perché la cosa più dura nella vita religiosa è proprio il contatto quotidiano. Io vedo come, con l'esperienza del neocatecumenale, del cammino. Con il cammino neocatecumenale, le relazioni a livello umano sono migliorate. A livello di hermanas sono migliori, che mi pueden in un momento. La mia esperienza concreta è che io vedo in me delle tare psicologiche che mi impediscono di mettermi in comunione con gli altri. Ma nella mia comunità mi sento più amata, più accettata, e questo mi aiuta a migliorare. Ciò non toglie che ancora litigate. Ma vedo che c'è più capacità di perdonare. È una necessità, non è una cosa imposta dal di fuori, ma ti viene dal di dentro. Credo che ben pochi di noi abbiano dimenticato l'assassinio di Vittorio Bachelet, che fu ucciso nel febbraio del 1980 sulle scale dell'Università di Roma da un comando di terroristi. Ora ascolteremo la preghiera del figlio, una preghiera che è entrata in tutte le nostre case. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Preghiamo.